Siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana e oggi un titolo che insomma noto ma che spieghiamo perché abbiamo voluto metterlo in watch list, perché è voluto metterlo in watch list. Bayer, che è una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, tra insomma usiamo tutti i medicinali della Bayer, quindi per quello è conosciuta. Perché l'hai posizionato in watch list, Enrico? Beh, sostanzialmente tu hai già dato, Manuela, una delle due risposte. Usiamo tutti i medicinali. È uno dei titoli per eccellenza anticiclici, ossia abbiamo visto insomma che si può rinunciare alle vacanze, ci può essere il rischio di questo, come tu questa mattina hai in diretta nazionale ricordato, si può rinunciare ha un'uscita in più, eccetera, eccetera, ma un titolo anticiclico è uno di quei titoli che ti impone comunque di essere suo cliente. Perché? Perché chiaramente, adesso dico una stupidaggine, ok? Se hai mal di testa, l'aspirina devi prendere. Okay? Certo, certo. E quindi, ecco, titoli anticiclici, quindi farmaceutici, come le utility sugli alimentari, in una fase che prevede un rialzo dei tassi e quindi una possibile lateralità o debolezza delle borse, sono quelle che vanno a performare meglio rispetto ai loro indici di riferimento. Questo okay. È il primo motivo. Il secondo è proprio di analisi tecnica. E adesso andiamo a vederla, assolutamente, assolutamente. Allora partiamo, abbiamo come sempre due grafici, daily e weekly in questo caso. Weekly. Partiamo dal weekly, quindi dal grafico settimanale, d'accordo. Allora tra poco lo vedremo e cominciamo a capire perché, cioè cosa hai messo in evidenza nel grafico weekly, eccolo qui. Certo. Allora, nel grafico weekly ho voluto mettere una fase temporale molto estesa dal 2011 a oggi, quindi circa 10 anni, per evidenziare in primis il massimo assoluto in area 145 euro del 2015. Quindi a rendersi conto che un titolo importantissimo che quotava 145 oggi sta a 60, e quindi è già in ottica di analisi fondamentale e di buon senso semplicemente dire comprare con un forte sconto un titolo che ha pagato dazio rispetto al suo indice di riferimento. E vediamo come i 40 euro fossero un'area supportiva importantissima, fondamentale, che a fine del 2020 è stata toccata da Bayer, ha avuto problemi per una situazione con la Monsanto, eccetera, eccetera, però poi a quanto pare risolti. Dai 40 c'è stata una ripartenza che è arrivata quasi ai 70 euro, dove il titolo forma, dove io ho messo quella frecciona in blu che volge verso il basso, una resistenza, quindi un livello che ha bloccato la crescita del titolo. Quindi i 70 euro sono sostanzialmente un livello dove alcuni venditori hanno operato e sostanzialmente il titolo nelle ultime sessioni ha seguito il mercato e quindi sta ritracciando. Però il livello dei 40 euro è quello che ha dato il là alla ripartenza, quindi secondo me c'è un trend nuovo da oltre un anno rialzista e che adesso sta stornando, consolidando il fisiologico ritraccio, chiamiamolo come vogliamo, e quindi penso che possa scendere ancora un po' prima di andare a fare la continuazione del trend rialzista di medio periodo, e questo secondo me possiamo vederlo nel grafico successivo, nel daily, per andare a cercare un livello al quale il titolo potrebbe arrivare prima eventualmente di una nuova ripartenza. Okay. Nel grafico daily è appunto evidenziata con uno zoom la resistenza, che io ho scritto resistenza importante, quella che abbiamo visto sul weekly, e vediamo come c'è una trend line dinamica, cioè obliqua, diagonale a salire, che sostiene il trend rialzista. Quella trend line è un supporto chiaro, quindi se il titolo tornasse in area 55 euro, secondo me potrebbe aver terminato la fase di storno, di consolidamento, e da lì potrebbe ripartire. Quindi i 55 euro, che sostanzialmente non sono neanche lontani, vista la quotazione odierna, vista la volatilità dei mercati, credo che sia un livello importantissimo, e se a 55 euro dovessimo avere alcune sessioni nelle quali il prezzo ricomincia a salire, secondo me si potrebbe portafogliare la cara vecchia Bayer. Ok, questo portafogliare ce lo portiamo appresso, ma ci sta. È bello, diciamo che riferito alla finanza e a quello che possiamo mettere nel nostro portafoglio è interessante. Allora, Bayer entra di fatto nella watch list del titolo del mirino della settimana, naturalmente per tutti gli approfondimenti Enrico vi aspetta.